ringraziamo la ricchezza che ci ha mostrato e vi chiediamo, allora, sono la stessa cosa, cinema e pittura sono esattamente identici e io volevo secondo me fare il cinema, non volevo fare ovviamente l'attore, mi volevo mettere dietro alla camera, non ci sono riuscito, mia figlia è laureata in architettura, ha riscattato questo grande bisogno che il padre ha sempre detto che sono la stessa cosa. Nella mia architettura c'è solo il cinema, se io non avessi avuto quei mesi Kubrick e Hitchcock probabilmente non avrei fatto nulla, è troppo lungo spiegare perché, però si capisce dall'architettura che faccio, l'architettura che faccio è l'architettura che costruisce a volte dei piani di sequenza, a volte c'è un piano e un contropiano, a volte scopre l'interno provenendo dall'esterno. Il cinema insegna moltissimo l'architettura e gli architetti dovrebbero guardare molto più il cinema che l'architettura. Che film è la tua storia? Il film è la storia di coloro i quali la costruiscono. Non è la storia, io mi sarei eliminato, però non ci sono riuscito. Sarebbe stato straordinario vedere solo gli operai con le loro storie che vivono in questa città nella città. C'è un cantiere come il cantiere della Nuvola, è una città nella città e questo porta alla fine che le storie si intrecciano e diventano storie di una vita. Poi c'è anche molta malinconia, non c'è nostalgia nel film, la malinconia che si termini. Ti dico che io non mi sono mai inquietato per i ritardi. Più durava e più tutti eravamo contenti, dagli operai credo agli autori. Era un modo per continuare a stare insieme, a vederci e a conoscerci meglio. La Nuvola sarebbe un film profondamente sociale, in cui il fondo è le difficoltà delle persone di vivere in quest'epoca, degli operai, degli ultimi, dei lavoratori che non sono gli ultimi al mondo, ma sono i primi al mondo, ma sono gli ultimi di un'epoca, in un'epoca in cui sembra che il lavoro materiale, che non è mai solo, è sempre collegato al lavoro intellettuale, continui.